Ecco la classifica dell'oroscopo settimanale di Paolo Fox, tratta da Mezzogiorno in Famiglia. 12° posto per il Capricorno, gli uomini pensano un po' troppo al lavoro ma dovrebbero anche pensare all'amore, un po' tralasciato nelle ultime settimane. Il 2019 sarà un anno importante anche se Saturno rappresenterà il vostro grillo parlante. 11° posizione per i Pesci, gennaio non è un bel mese perché sarete pieni di dubbi e tensioni. A volte vi mettete nei guai per paura. Quando qualcosa non va non cercate di capire perché ma reagite di istinto facendo precipitare ancora di più la situazione. 10° posto per la Bilancia, vi trovate in una situazione di disagio per quanto riguarda l'ambiente che frequentate. Fate il lavoro che volete ma c'è qualcuno attorno che non vi dà ciò che vorreste. Nona posizione per il Cancro, qualche tensione anche se l'anno è importante. Saturno è in opposizione e qualcuno sarà polemico e potrà rimettere qualcosa in discussione. 8° posto per il segno dei Gemelli, è un mese un po' particolare perché in questo momento sarete ostacolati non da questioni insormontabili ma da un problema contrattuale o legale. 7° posizione per Acquario, grande recupero e nel lavoro potrebbero esserci novità e situazioni importanti. 6° posto per il Sagittario, avrete un anno molto importante, iniziate a guardare anche le cose a lunga distanza. 5ª posizione per lo Scorpione, bello questo cielo, martedì la giornata sottotono con recupero nei prossimi giorni. 4° posto per il Leone, siete ancora protagonisti. 3ª posizione per il Toro, riprenderà il momento di follia già vissuto lo scorso maggio. 2° posto per la Vergine, bellissimo cielo ed ora dovrete soffermarvi meno sui particolari e andare al centro del vostro cuore per capire come la pensa. 1ª posizione per l'Ariete, sarete molto forti in questo 2019. Aggiornamento di Valentina Gambino. Ariete giornata pesante, Gemelli qualche spesa da fare. L'Ariete ha una giornata simile a quella che ha vissuto questo martedì, è un po' pesante. Ma che cosa ha portato la Befana? Secondo le stelle ci sono molti buoni propositi che possono attuare entro la fine di questo mese. Se c'è qualcuno che stima e ha potere ora può ricevere una buona occasione. Di questo si è parlato già negli ultimi mesi e a gennaio c'è modo di ottenere cose in più, forse anche solo part-time visto che questo è un anno che sblocca piano piano. I Gemelli hanno una domenica con qualche spesa in più, non è un periodo che risulta facile. C'è sempre qualcuno con cui lottare e questo non piace. A volte ci si diverte a fare dispetti ma non si va mai oltre. Invece in questo caso alcuni cercano una vera rissa verbale e vuole mettere a disagio. Se questo accade sul lavoro un capo voglia pretendere cambiamenti che non vanno bene e creano un po' di preoccupazione e qualche disagio. Toro autunno difficile, Cancro arguto umorismo. Il Toro se ha vissuto un autunno difficile può contare su un buon 2019. Tra un po' infatti potrebbe nascere anche un sentimento, sicuramente ora ci sono da dimenticare alcuni tristi trascorsi. Forse si è molto testardi oppure lo è qualcuno che si è frequentato a lungo.
Se ci si mette a litigare con qualcuno più testardo è meglio che si faccia attenzione, soprattutto con Acquario o Leone. Il Cancro ha un arguto umorismo, ma non è il caso di utilizzarlo con chi non lo capisce. Ora è tempo di cambiamenti, ma si è contro qualcuno, come si capisce da Saturno opposto. Forse il segno non ce la fa più a stare in un certo posto ed in alcuni casi se qualcuno non ha voglia di agire aspettate che siano gli altri a dire stop. Si tratta di un momento in cui non sempre si è in grado di trovare la forza per raggiungere dei risultati, alcuni ostacoli potrebbero essere molto difficili da superare. Leone, voglia di uscire. Vergine, luna favorevole. Il Leone questa domenica ha grande voglia di uscire, vedere nuove persone e in generale di stare meglio. Da lunedì Venere inizia un transito bellissimo che va a unirsi a Mercurio e Giove favorevoli. Il mese di gennaio è ottimo e aiuta nella riconquista del potere. Quando c'è un ottimo oroscopo, è importante mostrarsi di più, cosa che è facile visto che si è un segno che non gioca mai dietro le quinte. Qualcuno riceve anche un incarico importante. La Vergine ha una luna favorevole, da qualche mese state cercando di gestire e risolvere problemi fisici. Chi è stato male oppure ha avuto problemi in casa si deve impegnare a risolvere. C'è uno stato di tensione, ma le stelle sono davvero propizie. Tuttavia è meglio essere prudenti nelle questioni interpersonali e con i soldi, cercando di evitare i colpi di testa. Attenzione dunque a limitarsi anche nelle uscite e nelle situazioni che portano a rischi non calcolabili. Bilancia in crisi, Scorpione motivato. La Bilancia vive una domenica 6 gennaio che porta via tutte le feste, ma alcuni non hanno avuto tante feste. Anzi, in alcuni casi c'è stata la necessità di risolvere problemi e stare più al lavoro. Il Cancro, l'Ariete e il Capricorno sono segni che possono essere molto competitivi. Se ora c'è un rapporto d'amore con una persona deve cercare di mantenerlo tale, visto che i giorni ora sono impegnativi e sta combattendo per mantenere equilibrio. Lo Scorpione si sente molto motivato, quelli che stanno male però sono quelli che continuano a trascinare dei rapporti difficili. A volte non si riesce tanto a separarsi da cose che fanno male. Attenti, ci si deve liberare dei pesi che fanno stare male e non aiutano a vivere molto bene questo 2019. Serve forza e determinazione per raggiungere dei risultati che potrebbero regalare soddisfazione. Ora è il momento di vivere le cose con tranquillità. Sagittario cambiamento, Capricorno domenica particolare. Il Sagittario a volte vive cambiamenti della propria vita anche quando non lo vuole affatto. Anche quelli più pigri devono ascoltare un destino che parla di mutazioni. Si deve ridiscutere un accordo oppure un contratto o questioni di tipo economico. Cambiare progetto o ruolo per il segno potrebbe essere positivo. Tutte le iniziative andranno a favore. Il Capricorno ha una domenica particolare con la Luna in transito nel segno. Si è decisamente arrabbiati perché alcuni programmi non hanno dato l'esito a cui si è aspirato. Chi sta lavorando in proprio ad un progetto deve dimenticare quello che è stato fatto nei primi mesi del 2018.
Il 2019 permette una crescita ed anche gli imprenditori avranno soldini in più che dovranno essere gestiti con grande attenzione cercando di evitare di avere delle ripercussioni in futuro. Bisogna essere sempre e comunque molto parsimoniosi, evitando problemi già nelle prossime settimane. Oroscopo Paolo Fox del 6 gennaio 2019. Oroscopo di Paolo Fox torna anche per il giorno dell'Epifania, oggi 6 gennaio 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di Latte Miele dove ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. Ecco cosa ha raccontato segno per segno. L'acquario ha una domenica che invita all'amore. Adesso sta meglio, certo la giornata è pesante ma a gennaio ha un bel cielo per relazioni e incontri. A livello lavorativo ci sono energie in più e questo aiuterà tanto chi ha spesso molto per un ufficio o per un ammodernamento di casa. Chi ha una proprietà oggi potrà pensare ad una vendita. I pesci hanno una bella domenica, l'Epifania riporta delle belle emozioni. C'è bisogno di punti di riferimento stabili perché negli ultimi due mesi i riferimenti sono saltati. La giornata porta un po' di agitazione e come succede a segni come Gemelli e Vergine ci sarà l'idea che un amore va analizzato nel dettaglio. Qualche coppia dovrà fermarsi per pensare se si sono verificati errori. L'importante è avere una fiducia reciproca e cercare di evitare delle discussioni con persone che possono portare a complicare diverse situazioni anche quotidiane. Ora è il momento di vivere tutto con tranquillità. Clicca qui per l'oroscopo di ieri. Ariete, giornata pesante. Segni flop. Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni che si possono considerare flop per la giornata di oggi seguendo ovviamente l'oroscopo di Paolo Fox. L'Ariete si trova a vivere una giornata molto pesante che può creare delle difficoltà non facili. Molti buoni propositi potrebbero essere portati a segno entro la fine del mese, anche se al momento non è proprio così facile gestire le situazioni. Per il Toro ha vissuto un autunno difficile e non è semplice tirare via tutte le complicazioni che si sono vissute in questo periodo. Potrebbe nascere anche un sentimento. Ma per farlo bisogna allontanare del tutto le sensazioni negative che si sono accumulate in questo periodo. La Bilancia è in crisi e non gestisce più determinate situazioni, forse è il caso di prendere la strada migliore per gestire tutto con tranquillità senza farsi prendere dai sentimenti eccessivamente negativi. Liberati dai problemi arriveranno le soddisfazioni. Vergine, luna favorevole, segni AL e top. Soffermiamoci su segni al top seguendo sempre l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 6 gennaio 2019. Lo Scorpione è decisamente motivato, pronte a raggiungere una crescita molto importante. Serve però determinazione e forza per riuscire a vivere con ottimismo quello che è il futuro. La Vergine si trova sul tracciato, una luna favorevole che può regalare ottime sensazioni. Nonostante questo si deve in un certo senso essere parsimoniosi, cercando di evitare le cose che possono creare più preoccupazione. Ora è il momento di trovare una svolta per essere certi di riuscire ad ottenere delle risposte già nelle prossime ore. Il Leone ha grande voglia di incontrare nuove persone che possono essere favorevoli a crescere sotto diversi punti di vista.
Da domani inizierà Venere un bel transito nel segno dando una scossa anche dal punto di vista dei sentimenti, ci si può innamorare. Questa andrà a unirsi ad altri segni molto positivi come per esempio Mercurio e Giove che stanno regalando soddisfazioni non da poco. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.